La Tana del Lupo! Conduce Francesco Panasci. Bene, abbiamo lavorato tantissime giornate, se non settimane lunghe, perché preparavamo appunto questa iniziativa importante che vede la FOMAD protagonista nel territorio, ma soprattutto il protagonista di questa nostra nuova puntata della Tana del Lupo, è la seconda puntata di questa nuova stagione. Con me Dario Matranga, addetto stampa, responsabile della comunicazione del progetto FOMAD per la nostra Sicilia. Oggi finalmente tocchiamo con mano quello che è l'obiettivo che andava rivolto alle istituzioni, ma anche alla comunità scientifica, ai nostri medici e alla comunità siciliana, perché poi chi godrà di questo strumento importante che è la telemedicina, la medicina digitale, saranno proprio i nostri utenti e quindi noi tutti. Dario. Sostanzialmente oggi è stato presentato quello che è l'incipit della medicina digitale in Sicilia attraverso un progetto partito con l'ASP di Enna, dove il paziente cronico viene dimesso e quindi non rimane in ospedale, ma viene dimesso e viene assistito a casa a distanza attraverso gli strumenti che la tecnologia oggi consente, e quindi nel comfort, diciamo, delle quattro mura di casa. Però attraverso comunque un'assistenza permanente e continua da parte degli operatori sanitari, alcuni in presenza, altri ovviamente a distanza. E il progetto che è partito anche con l'ASP di Palermo nel distretto di Lercara e che riguarda sostanzialmente dei servizi di telemedicina che possono essere fatti sul territorio ai pazienti che vengono segnalati sia dagli assistenti sociali dei comuni sia dalle strutture sanitarie. Oggi verrà anche presentato quello che è il progetto che FOMED vuole portare avanti rispetto anche a nuove prospettive. In particolare, diciamo, l'ERSU è anche coinvolto, in quanto l'obiettivo è quello di fare medicina della prevenzione con i giovani attraverso dei servizi nel territorio, come dire, universitario, quindi nel mondo delle case dello studente piuttosto che anche nelle università, nelle accademie, nei conservatori, dove girano tanti giovani che debbono essere avvicinati anche a quello che è il tema della prevenzione sanitaria. Certo, l'iniziativa ha visto davvero un coinvolgimento, diciamo, anche massiccio da parte delle istituzioni. Abbiamo visto l'assessore Volo, l'assessore Nuccio Albano, quindi l'assessorato alla salute, l'assessorato alla famiglia, ma anche il sindaco di Palermo presenti all'iniziativa. Questo sta a significare che c'è non solo un bisogno urgente di puntare sulla telemedicina, ma questo permetterebbe, poi lo sentiremo con i vari attori che intervisteremo, servirà anche a risparmiare diverse risorse destinate alla sanità, perché si accelera un processo di prevenzione attraverso queste cure così online, digitali, ben strutturate. Il progetto pilota presentato a Bari, che oggi funziona alla grande e dà grandi risultati, ha proprio come dire, il dovere di testimoniare il risparmio che ci sta all'interno di questo progetto. Non è solamente il tema ovviamente del risparmio, che sicuramente è un tema centrale, ma è anche il tema dell'umanizzazione che la medicina digitale consente, proprio per l'aspetto dell'assistenza sostanzialmente domiciliare integrata, evoluta in termini di digitalizzazione, di telematica, che consente oggi veramente all'ammalato di stare nel comfort, diciamo, familiare, ma allo stesso tempo curandosi e avendo, diciamo, una prospettiva di vita più lunga nella migliore delle condizioni possibili dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Bene, adesso ascoltiamo i nostri ospiti di questa importante giornata e poi vi regaleremo una chicca, un piccolo spot dove presentiamo per bene cos'è FOMED, cos'è la telemedicina e che cosa significa medicina digitale, che naturalmente è il futuro. Quindi, vedete, è arrivata la traccia. Questo è esattamente il cuore che abbiamo auspultato. Un evento importante in Sicilia, a Palermo, anche a certificare quello che è il vero lavoro del medico, che oggi diventa sempre più competitivo e più veloce e più dinamico grazie alla telemedicina. Sì, infatti i lavori del convegno ci stanno facendo vedere proprio questo. È da sottolineare che l'assessore, la dottoressa Volo, ha detto: ah, abbiamo parlato in quattro medici, cioè una telemedicina, una medicina digitale parte innanzitutto dal medico, cioè da come
come il medico può curare meglio il suo paziente. Infatti al centro del tema è l'umanizzazione delle cure, perché la tecnologia è sempre percepita come qualcosa che allontana, non come qualcosa che avvicina. Invece nel caso che sta proponendo la Fondazione, grazie al lavoro egregio del Presidente e di tutti noi soci fondatori, è portare la tecnologia per avvicinare le persone, per umanizzare le cure e quindi avvicinare il medico al paziente. La Fondazione ha un ruolo molto importante, quello della divulgazione, della valorizzazione di questo, chiamiamolo mestiere digitale, che comunque coinvolge la sanità, ma soprattutto coinvolge la salute dei nostri cittadini. Sì, le fondazioni sono importanti per questo, perché sono innanzitutto delle grandi organizzazioni non profit e come tali hanno il compito di mettere insieme la scienza, come stiamo facendo oggi con l'università, quindi la pratica medica, le istituzioni e tutti ovviamente i player del mercato tecnologico che producono sistemi di medicina digitale, e quindi il ruolo della Fondazione e delle fondazioni in questo è fondamentale, non si può prescindere. Quando si parla di telemedicina c'è un po' di insicurezza da parte dei nostri medici, c'è ancora questo fatto della manualità verso l'assistito? Sì, perché la telemedicina non sostituisce la visita medica in presenza, ma è qualcosa che serve per la prevenzione. Prevenzione la sentiamo tanto nominare, ma non la conosciamo bene. Prevenzione è tutta la vita nostra, da quando nasciamo fino a quando arriviamo a dei fattori di rischio, quindi prevenzione primaria, e tutte quelle informazioni che possiamo raccogliere durante la vita da sani, ancora senza nessun sintomo, senza nessun fattore di rischio, noi li possiamo mettere già a disposizione prima del medico. Poi ci incontreremo le prime volte, speriamo da ragazzi, da adulti, con i medici. Il medico troverà qualcosa da prescriverci e potrà continuare dopo a seguirci sempre attraverso la digitalizzazione, quindi le tecnologie mediche di medicina digitale. Quindi, come vedete, è qualcosa che prepara l'atto medico in presenza e segue l'atto medico in presenza, non lo sostituirà mai, non lo deve sostituire, perché ognuno di noi, questo ce lo insegna nella scienza medica, è unico e irripetibile, non siamo ancora dei cloni, per cui possiamo essere curati solo da un medico che capisce la nostra unicità e lo farà con tutte le informazioni che ci hanno preceduto nell'atto fisico e poi seguendoci a distanza con le tecnologie. Parlando di esperienza di Bari, che è l'eccellenza della medicina digitale, possiamo anche dire, perché ci sono grossi dubbi sulla spesa che diventa molto onerosa da parte delle pubbliche amministrazioni verso la medicina digitale. Vogliamo sfatare questa falsa notizia? No, assolutamente. Esattamente la esperienza della Regione Puglia nella telecardiologia, nel dolore toracico acuto, in cui è stata appunto nella rete dell'infarto inserita le ultime frontiere della telemedicina per la cura per la diagnosi precoce dell'infarto miocardico, hanno fatto vedere pubblicazioni del governatore e degli assessori che si è risparmiato circa 25 milioni all'anno, come nelle conferenze stampa hanno detto, per i falsi negativi. Cioè la tecnologia che assiste oggi la rete del 118 per la diagnosi precoce dell'infarto consente anche di portare meno persone che non hanno nulla inappropriatamente, quindi nei pronto soccorsi, risparmiando risorse e liberando posti per chi invece ne ha bisogno. Per concludere, obiettivo in Sicilia, qual è il vero messaggio che state portando qui a Unipa? Beh, innanzitutto portiamo l'esperienza della Sicilia, cioè non è soltanto la divulgazione di un'idea, di una mission e di altre best practice, ma di una best practice nata in Sicilia in cui la Fondazione è stata coinvolta in un PNRR. Quindi portiamo l'esperienza sicuramente che è nata in Regione Sicilia, nell'ASP di Enna, nel distretto sociosanitario di Lercara Fridde e in altri 10 comuni, la portiamo come best practice e la mettiamo a disposizione anche di altre esigenze, altri bisogni che possono essere di altre ASP o dell'assessorato. Dottore Sciacchitan, allora, obiettivo raggiunto in questa prima fase a Palermo Unipa? Sì, assolutamente raggiunto, molto soddisfatto, parterre di altissima qualità, gli interventi altrettanto, e quindi adesso ci attendiamo grandi risultati. Tra altre cose, stamattina abbiamo appreso la notizia che la Regione sta accelerando sulla spesa sanitaria relativa alla telemedicina, quindi diciamo il convegno è servito molto anche a stimolare gli ambienti istituzionali. Sono venuti tutti, sia l'assessore Volo che l'assessore Albano, hanno ascoltato, hanno percepito che ormai siamo pronti per partire. I medici come rispondono?
E con grande entusiasmo. Io poi più tardi ci sarà anche un intervento del dottore Campisi, che è il responsabile della telemedicina di Enna, e lui stesso sarà una testimonianza importante, perché la reazione dei pazienti va al di là delle aspettative. Molti hanno chiesto gli indossabili, che sono queste magliette che hanno, diciamo, danno tutti i parametri vitali, e vogliono essere resi autonomi dalla tecnologia. Cioè, è come se uno che è passato dal telefono di casa allo smartphone diventa interessatissimo al mondo dello smartphone. Quindi esattamente sta accadendo la stessa cosa ad Enna e nelle altre realtà in cui noi siamo presenti. Dottoressa, come vede il digitale per la salute dei cittadini? Beh, assolutamente strategico. Io sono molto felice di essere qui oggi, è stato organizzato un ottimo convegno. Peraltro la Sicilia ha sicuramente da dire, perché so che ha già inaugurato percorsi molto efficaci, soprattutto nelle aree interne, che sono un po' anche il cuore del problema. Il digitale sarà la chiave di volta, soprattutto per trovare percorsi condivisi non solo della sanità territoriale, ma anche per la vulnerabilità che è trattata nell'ambito della missione 5 dal decreto attuativo della legge delega sulla disabilità e dal recente decreto attuativo sulle persone anziane, anch'esso a valle della legge delega sugli anziani, per l'appunto. Quindi sicuramente il digitale è una chiave di volta sul quale bisogna costruire percorsi integrati. Direttore, come sta andando questo convegno? Soprattutto il messaggio digitale telemedicina è stato accorpato ed è arrivato all'obiettivo, cioè ai nostri medici? Allora, credo che sta andando benissimo, insomma, una giornata molto partecipata, dove hanno partecipato sia le istituzioni regionali, dall'assessorato alla sanità, al sindaco di Palermo, ma anche l'assessorato alla famiglia, i dirigenti dell'assessorato alla salute. A questo ci fa molto piacere, perché vediamo che c'è un interesse. Ovviamente loro hanno questo argomento ben presente, ci stanno lavorando quasi da 10 anni. Il ruolo della fondazione sarà soltanto, diciamo, di promotore, e di affiancare le istituzioni in questo percorso fondamentale per il futuro. Quello di Bari diventa veramente un esempio, diciamo, molto importante, è un progetto che funziona, che dà grandi risultati, ma riusciamo in tempi stretti anche a dare risultati in Sicilia? Ma la Sicilia non si evince, ma in alcuni settori è una regione all'avanguardia. Ovviamente noi, purtroppo, i siciliani, mi ritengo anch'io siciliano oramai, abbiamo poca contezza di quello che abbiamo a disposizione. La FOMED si è munita della massima tecnologia in questo settore che c'è nella nazione, con un'esperienza nella regione Puglia molto radicata. Quindi noi pensiamo, con un know-how così importante, che sia un inizio molto veloce. E allora, tornando a parlare di telemedicina digitale, il PNRR, i soldi ci sono, manca lo spunto finale per partire? Spero che riusciamo, diciamo, adesso anche col lavoro della fondazione di dare un'accelerata. Nel giro di meno di 6 mesi abbiamo già 2 realtà nella regione Sicilia, una nella provincia di Enna e una nella provincia di Palermo, all'Ercara Freddi, dove già la fondazione ha in atto un'assistenza territoriale e domiciliare. Ovviamente è un percorso che bisogna seguirlo, ma bisogna andare in maniera molto, diciamo, fianco a fianco alle istituzioni, perché per poter andare per una completezza dell'erogazione dei servizi sanitari, ovviamente bisogna essere guidati dalle istituzioni di competenza. Ma serve anche una forte campagna di comunicazione per arrivare anche al cittadino e sapere di poter utilizzare certi meccanismi nuovi. Questo è fondamentale, infatti noi pensiamo che il prossimo atto che faremo nella fondazione è quello della formazione del personale sanitario che deve affrontare questa nuova sfida della telemedicina, ma anche al lavoro egregio, ripeto, quello che avete fatto voi, insomma, che sia fondamentale nella divulgazione. Noi ci impegneremo, naturalmente. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Dottore Maisano, PNRR, se ne parla tantissimo, il governo Meloni ha anche spinto le amministrazioni pubbliche a volare, a spendere, però bisogna anche spendere bene, e quando si spende per la salute, come si suol dire, tanto di guadagnato per tutti i cittadini. Assolutamente sì, grazie per lo spunto. Spendere bene sì, in questo caso dobbiamo spendere bene e finalmente colmare un divario che affligge la nostra regione da troppo tempo.
Lo strumento della telemedicina, che ribadisco è uno strumento, non è una soluzione, ci permetterà e già ci sta permettendo di garantire l'equità di accesso nelle cure. La nostra splendida regione va dalle isole minori alle comunità montane. Abbiamo un deficit nelle infrastrutture per il trasporto e la comunicazione ormai grave. Con la telemedicina noi riusciamo a garantire a tutti gli assistiti, a tutti i siciliani, parità di accesso, di qualità, facilità nell'avere un'assistenza direttamente a casa. Permettetemi, come regione non ci manca nulla, abbiamo i professionisti, sanitari, abbiamo le soluzioni, abbiamo tutto. Lo faremo a fine 2026, termine per concludere tutti gli interventi del PNRR. Sono certo che diverremo una regione normale, non vogliamo più essere una di quelle regioni che stanno indietro, normale come tante altre. Ma il PNRR in ambito più generale, sanitario, ci stiamo lavorando, ci stiamo adoperando per spendere questi soldi? Assolutamente sì, parlo per quello che è di responsabilità mia. Che è tutto centrato su Palermo? No, tutta la regione, è per tutta la regione. Ad oggi abbiamo raggiunto il 100% dei target prefissati, quindi siamo assolutamente in linea. Cito un esempio dall'ultimo monitoraggio, che è quello di ottobre: la regione siciliana ha raggiunto ad esempio il 100% dei contratti per la realizzazione, sottoscrizione dei contratti per la realizzazione delle case di comunità. La media nazionale è del 68 e qualcosa, 68,3. L'Italia, senza la Sicilia, pesiamo poco più del 10%, sarebbe al 58. Quindi grazie alla Sicilia sale il... Ci hanno pagato la quarta rata del PNRR. E questa è una bella notizia. E bisogna anche raccontare le cose belle che si fanno nel nostro territorio. Abbiamo sempre quella sorta di pudore nel dire che sappiamo fare le cose. Io aggiungerei che piacciono più certe volte le notizie brutte che quelle belle. E vabbè, noi tenderemo sempre a dare sconforto ai nostri detrattori. Bene, chiudiamo questa puntata, la Tana del Lupo, questa seconda puntata, augurando a tutti quanti buona salute, certamente incoraggiando l'iniziativa portata avanti da FOMED, che vuol far sì che questo digitale diventi sempre più impegnativo, sempre più predominante, soprattutto sempre più utile ai nostri cittadini, che davvero ne hanno tanto bisogno. Noi col digitale ci abbiamo fatto una guerra, se così si può definire, attraverso i nostri investimenti nell'ambito del digitale televisivo. Ecco, se la salute viene gestita in ambito digitale e permetterà di accelerare i tempi di prevenzione e quindi salvare vite umane, che tutto questo accada e che arrivi ben presto. Alla prossima. FOMED, Fondazione Italiana di Medicina Digitale. Servizi in medicina digitale, telerefertazione, teleconsulto, televisita, telemonitoraggio. FOMED è la Fondazione Italiana di Medicina Digitale, che è nata a Palermo nel 2023 e che già opera in Sicilia in alcune realtà, quali l'ASP di Enna, il Distretto Sanitario dell'Ercara Friddi e in altri 11 comuni della regione siciliana. Abbiamo supportato i progetti del PNRR della misura 5 e siamo già operativi nelle case dei pazienti che ricevono le cure mediche direttamente al loro domicilio. Ma come la tecnologia oggi può potenziare il rapporto medico-paziente? Nei sistemi sanitari, sia pubblici che privati, uno degli aspetti che necessita di sempre maggior cura è proprio il rapporto medico-paziente. In questo quadro già problematico, l'alta specializzazione di noi medici e le stringenti esigenze organizzative, burocratiche e gestionali che ogni atto medico richiede ne aggravano lo stato già critico in cui versa. La tecnologia oggi, proprio nella prospettiva che la medicina digitale traccia, potrà essere un potente alleato per migliorare e rendere sempre più umano il rapporto medico-paziente. La mission di FOMED è riassumibile in un trinomio: l'accessibilità, la prossimità, l'umanizzazione delle cure.
accessibilità. Per noi l'accessibilità è la possibilità di poter offrire le cure a casa attraverso gli strumenti che utilizziamo quotidianamente, il telefonino, il tablet. Questo dà al paziente la possibilità di evitare le lunghe code ai poliambulatori, al CUP. Prossimità. I servizi di FOMED danno la possibilità di coinvolgere tutti gli operatori sanitari normalmente coinvolti nel ciclo di erogazione dei servizi medici, cioè dal medico di base al farmacista, dall'infermiere all'OS. Di fatto si costituisce quella che oggi i tecnici definiscono rete di prossimità. Umanizzazione delle cure. La Fondazione ha chiara la propria mission, che è quella di rendere le cure più umane, cioè dare la possibilità al paziente di ricevere le cure a casa con il conforto dei familiari e senza i disagi che normalmente deve sopportare quando si approccia ai servizi medici. Già nei nostri rapporti umani, gli strumenti che comunemente chiamiamo social non sono altro che applicazioni digitali. Essi ci permettono una connessione continua, sincrona ma soprattutto asincrona, e quindi slegata dall'essere simultaneamente connessi o in presenza. Questo permette di migliorare ed intensificare la qualità dei rapporti, anche quando la distanza può rappresentarne una criticità insormontabile. Veniamo ad una storia molto importante, che si chiama telemedicina, ed è nata il secolo scorso, grazie a Guglielmo Marconi. Ma come abbiamo detto, oggi siamo in una nuova epoca, quella digitale. Oggi la digital transformation ci impone di parlare di medicina digitale, che è la vera rivoluzione di tutti i servizi che servono per la prevenzione, per la diagnosi e la cura della nostra salute. La portata di questa rivoluzione è così grande che con una parafrasi matematica possiamo dire che la telemedicina sta alla medicina digitale come la cabina telefonica sta allo smartphone. Noi medici ci aspettiamo quindi delle tecnologie che ci permettano di conoscere meglio le persone e soprattutto prima che avvenga l'incontro in presenza, così da poterle assistere e conoscere bene già prima del contatto diretto, ma anche, non meno importante, seguirle subito dopo, facendo percepire che la connessione nata rappresenta un unico rapporto, sia per il bisogno di salute, sia per gli aspetti diversi che ogni persona richiede nella comunicazione con noi medici, e che per questo li definiamo di umanizzazione della relazione medico-paziente.